Ragazzi, ragazzi, notizia dell'ultima ora e l'ho capito attraverso i messaggi che si scambiano pubblicamente Barbie Xanax e Shy. Shy e Barbie Xanax probabilmente stanno insieme. No, non è vero, è una cazzata pazzesca. Su questo canale non si fa gossip e ritengo che questo video che farò adesso per mettervi al corrente di alcune cose sia molto importante, segno un punto, non so se di inizio o di principio, di un chiarimento con questo linguaggio che punta alla disinformazione da parte di moltissimi YouTuber. Allora, un titolo del genere, Barbie Xanax e Shy stanno insieme, sarebbe stato gossip. Gossip, se noi prendiamo la sua definizione più congrua, cioè diciamo la definizione più letterale, è semplicemente un parlare della sfera privata di altre persone, che siano essi o personaggi pubblici o che non lo siano. Ovviamente il termine è accostato a molti tipi, ok, di comportamenti, ad esempio parlare di cose molto frivole, molto banali, su cui non c'è necessità, ad esempio, di essere informati. Mettiamo caso quando è scoppiato lo scandalo delle fotografie delle star, ecco, chi di noi in privato non ha parlato un pochino di questa faccenda, si trova là, sì, le foto si trovano là, ok? Elevarla a notizia, parlare al pubblico di questa cosa, quello è da TV Sorrisi e Canzoni, da chi, cose del genere, quello è gossip, nella sua accezione più estesa. Allora io mi chiedo, quando molti YouTuber insieme, sto parlando di Shy e Barbie Xanax, perché sono i più recenti, cioè Shy sotto un video di un altro YouTuber ha scritto che noi, vabbè, continua in live, dice, le cose sui The Show sono gossip, cioè lui può parlare degli esperimenti sociali di un YouTuber americano, uno parla degli esperimenti sociali di YouTuber italiani, sono due cose diverse, uno non è gossip e l'altro lo è, vabbè, però oltre a dire questa cosa del gossip ha anche detto gli YouTuber mandano fango. I canali di critica gettano fango sugli altri YouTuber. Idem lo dice Barbie Xanax nel suo ultimo video sul canale Barbie Xanax Factory. Alla fine, proprio negli ultimi 30-40 secondi, dice: i canali di critica sono cresciuti perché buttano merda su altri YouTuber. Allora, i canali di critica su YouTube che sono cresciuti tanto sono soltanto io. Ed io seguo moltissimi canali di vlogger, di vlogging e soprattutto anche di critica YouTubica. E a parte che nessuno è cresciuto quanto me, evidentemente ci sarà anche una qualità della critica, quindi, ma soprattutto, o comunque un'intelligenza nel marketing, no? Beh, ci mettiamoci tutto. Però altri che fanno le mie stesse cose non hanno i miei stessi risultati. Evidentemente c'è qualcosa oltre il marketing, evidentemente un contenuto. Come Marco Travaglio quando parla di Berlusconi, evidentemente lo fanno moltissimi altri, ma lui è un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono conoscere la cronaca giudiziaria, perché forse è più preparato, perché in quello che dice lo sa divulgare meglio. Ecco, ci sono tante qualità, però non penso mai che nessuno dica a Marco Travaglio butti merda su Berlusconi, non è merda, sta informando su quello che sta facendo Berlusconi. Ora, se io avessi, ripeto, parlato di Barbie Xanax e Shy, avrei fatto gossip. Altre notizie personali che ho nella mia esperienza di YouTuber, parlando con moltissimi YouTuber, io conosco i gusti sessuali di moltissimi YouTuber, che magari pensate gay, magari sono etero, che magari sono etero, sono gay, o cose così, è soltanto un esempio, non prendetemi alla lettera. Cose che non vi rivelerò mai, perché ritengo che la privacy delle persone sia sacrosanta. Ognuno può stare con chi vuole, ognuno può tradire qualcun altro, non sono affari miei, non sono cose che dovrebbero riguardare voi, riguardano la vita privata delle persone e mi potete riconoscere, penso, anche voi pecore che belate la voce del padrone, che questo non l'ho mai fatto. Allora io voglio dire due cose su questa cosa del gettare fango e del gossip. Partiamo prima dal gettare fango. Mi spiegate cosa intendete per gettare fango? Mi spiegate voi che seguite questi YouTuber perché non fate mai questa domanda chiedendo scusa, ma cosa intendi? Perché chi ti ha gettato fango? Cosa ti ha gettato fango? Quale fango intendi? La cosa che mi dispiace di tutta questa situazione non sono le voci che vengono messe insieme, no? Perché tanti YouTuber, magari vittima delle critiche di uno solo, no? Mio o di qualcun altro, cercano di sminuire la critica senza rispondere alla critica, eppur di argomenti ne metto tanti sul tavolo, sminuendo tutto è gossip, gettano fango. Ok, va bene. Tu vuoi sminuire così usando questo linguaggio di disinformazione? Sai che penso? Che a me non importa. Ritengo però che tu debba essere un pochino, tu YouTuber che hai fatto, che ragioni in questo modo, che hai detto queste cose, ritengo che per rispetto di quelli che ti sostengono, che ti vogliono bene, che ti condividono, che ti mettono mi piace, quando chiedi di votami di qua, votami a questa manifestazione qua, lo fanno, penso che tu gli debba come minimo il rispetto. Come seconda cosa, la lealtà.
Perché vengono a chiederti qualcosa che hanno scoperto su di te, nel senso, oh, ma è vero che i feed chiusi, perché devi dire che quello è gossip? Perché devi dire che quello è fango? Allora, vi giuro, io, a me dispiace per voi che siete manipolati. Io almeno ho la consapevolezza che la mia community non è mai stata presa in giro. I cagnacci del grandissimo Daily Mail sanno filo e per segno quello che ho fatto. Quando c'è una critica mi vedono rispondere a quella critica. Se c'è un individuo che me l'ha indirizzata rispondo a quell'individuo. Non generalizzo. Attenzione, sarebbe giusto generalizzare quando ci si ha davanti un fenomeno diffuso. Però tutti questi youtuber che dicono che i vlogger fanno gossip dichiarano di non seguire la community italiana di YouTube. Io che la seguo e sono molto più attento di loro, mi chiedo a chi si riferiscono, perché non c'è nessuno di quelli che conosco che fa gossip e che getta fango. Anzi, un paio ce ne sono, ma sono davvero molto piccoli a livello di numeri, nonostante esagino e buttino fango, che mi sorprenderebbe che siano seguiti da questi youtuber che in genere non cercano nel sottobosco. Quindi, io la prima domanda che farei quando questi dicono queste cose, a chi ti riferisci? Cioè, generalizzare quando la generalità non è così è sbagliato. Si generalizza per, diciamo, stigmatizzare, parlare meglio di un fenomeno. Questa cosa del gossip, io mi chiedo, no? Gettar merda. Io mi chiedo, Barbix Anax, ma quando tu hai preso un articolo di Nebo e l'hai letto come ti pareva a te, facendo intendere una cosa che non era intesa nell'articolo, mi chiedo cosa tu abbia fatto, addirittura facendolo, portando GQ, no? Portando all'attenzione di GQ un caso che non doveva essere un caso se fosse stato letto da una persona intelligente, fino a licenziare Nebo. Ora io mi chiedo, ma questi youtuber che nei loro video parlano di gossip e che gettano merda sui loro canali, con che diritto e con che faccia poi accusano gli altri di farlo? Veramente, ragazzi, io mi dispiace, ripeto, per tutti voi che credete alle parole di questi individui che vi usano come un mero oggetto per la loro popolarità. Almeno io posso dire con calma e tranquillità che ci sono moltissimi altri youtuber molto popolari che almeno stanno zitti davanti a certe questioni. Arriva la critica, la ignorano completamente, non rispondono con la menzogna, bugiardi cronici. Come osate chiedere al vostro pubblico qualcosa per voi quando non gli date nemmeno il rispetto e nemmeno la lealtà di dire le cose come stanno? Io vi prego, d'oggi in poi, a queste persone di chiedere a chi ti riferisci, cosa intendi per fango, e faccio una cosa. Se mi fate vedere un solo video di critica che ho fatto a questi youtuber dove io getto fango, ok, inteso come offesa, dicendo qualcosa di non veritiero, su questi youtuber, io vi regalo la mia macchina. Ho una Golf del 1998, bianca, 120.000 km, ok? Bisogna rimettergli soltanto la frizione. Ve la regalo, se voi me lo dimostrate, mi fate vedere per cortesia, anche se sono questi youtuber che mi accusano di gettare fango e far gossip, ok? Se mi dimostrate questa cosa, io vi regalo la macchina, ve la venite a prendere, è vostra. Vi offro anche una birra, con tranquillità. Ah, e una cosa, io sarò a Lucca Comics, forse, non lo so, o a Romix, vedremo, non lo so, non ho tempo, perché ho delle cose da sbrigare. So che a Lucca Comics ci sarà il buon Alessandro Sciuterezio. Se lo incontrerò, non ho alcuna intenzione di rovinargli la giornata. Non farò finta di ignorarlo, perché io non faccio finta di ignorare le persone, perché sono esseri umani, andrò lì, gli stringerò la mano e faccio, ciao Shooter, godi la giornata. Guarda, appena puoi, magari quando torni a casa, mi spieghi cosa intendi per gettare fango e fare gossip e qual è la differenza tra quello che fai tu e quello che faccio io? Attenzione, e lo farò con qualsiasi altro youtuber dovessi incontrare che l'ha detto. Quindi incontro uno youtuber, prendo Barbixana e gli faccio la stessa cosa. Ok, con tranquillità, magari gli offro anche una birra. Non rovinerò la giornata a queste persone nella giornata che le incontrerò. Ci mancherebbe. Gli dirò, guarda, appena torni a casa, se hai tempo, mi faresti capire questa cosa, perché ti dà fastidio che ho fatto notare ai tuoi follower che tu i feed li utilizzi soltanto per te stesso e che soprattutto menti sul fatto che non li usi, perché nel non usare i feed è legittimo, ci sta tutto, si può aprire un dibattito sul fatto se siano utili o non utili, se sia un comportamento corretto a tenere sulla community, ma è legittimo. Posso dire a certi youtuber che sono delle merde umanamente, ma c'è uno di questi youtuber che ritengo delle merde umanamente, dice che io li tengo chiusi perché non voglio portare pubblicità ad altri youtuber. Un altro mi disse, io li tengo chiusi perché le aziende, quando mi pagano per mettere mi piace, non devono avere il risalto massimo, perché altrimenti non mi pagherebbero più. Onestà, almeno. Non ha messo voci, queste persone non hanno messo voci false in giro sui vlogger. Quindi d'ora in poi siete chiari, se avete il coraggio, rispondete alla critica non sminuendola.
Questo è quello che dovevo dire per oggi, e questa sera io e il buon Retro Game Review su questo canale faremo una live sul complottismo. Non gli ho chiesto niente, non so se vorrà parlare di 11 settembre e basta, non so se ci vuol mettere dentro le scie chimiche, la luna, quello che gli pare. Comunque stasera spero che non riparleremo nuovamente del Movimento 5 Stelle, che ne abbiamo parlato in abbondanza. Quindi il buon Retro Game Review, l'iter più amato dai miei follower, stasera sarà in live con me, quindi veniteci a seguire. Ciao!